Non si scherza ormai per questi video, tutto programmato, tutto scritto. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Siamo tornati con il format del commento delle run dei vari contest. Ovviamente primo contest della stagione, Crankworx Rotorua. Tanto per iniziare volevo ringraziarvi per tutti i commenti positivi che ho ricevuto nel video di settimana scorsa. È stato veramente importante per me ricevere tutti questi feedback positivi e comunque di supporto da parte vostra in questo momento abbastanza difficile e in cui mi sono sentito veramente abbandonato dall'organizzazione dell'evento. Per chi ovviamente non avesse visto il video, vi lascio il link del video sotto in descrizione così potete capire di che cosa stiamo parlando. Comunque un po' di gente mi ha scritto: no, assolutamente non devi fare il video commento dei Crankworx di Rotorua perché non devi dargli visibilità. Però appunto andrei un po' contro quello che ho in mente, perché io voglio fare questi video di commento e siccome l'anno scorso vi sono piaciuti un sacco, quindi ho detto no, io devo lo stesso farlo perché è per il bene dello sport, non chi se ne frega se faccio lo stesso pubblicità al Crankworx. Sapete cos'è successo? Tra l'altro dopo la sigla approfondiremo un pochino di più gli argomenti e tra l'altro ho una notizia buonissima e una cattiva da rivelarvi subito dopo. La sigla! Sigla! Va bene, iniziamo subito. Allora, come vi promesso, volevo parlarvi di questo. Oh, sono andato al citofono. Fermi tutti. Ok, ok, ritirato due pacchi. Aia, che male il gomito. Ritirato due pacchi da Rose. Ops. Nei prossimi video scoprirete che cosa sono quei pacchi. Sperando sempre che questo coronavirus ci lasci uscire di casa e fare video fuori da questa stanza. Ritorniamo a noi. Cosa stanno dicendo? Ah, giusto, giusto. Vi devo rivelare notizia brutta. Notizia cattiva. Eh sì, buonanotte. Vi devo rivelare notizia buona o notizia cattiva. Partiamo dalla buona notizia. Quest'anno con Red Bull Italia commenterò tutte le gare di Downhill UCI insieme a Marco Fontana, che conoscete benissimo, penso, chi è. Gasatissimo per questa opportunità da Red Bull e tra l'altro non ho mai fatto gara di downhill, quindi anche avere l'opportunità di commentare insieme a un atleta come Marco questo tipo di gare per me è veramente una cosa fighissima e non vedo l'ora di poterlo fare. Notizia cattiva è che purtroppo la prima gara, che era in Portogallo settimana prossima, è stata annullata causa coronavirus e quindi purtroppo la prima gara penso che non la commenteremo. Però ci sono altre 8 tappe, no, ci sono altre 7 tappe perché in totale le tappe sono 8. Quindi speriamo di riuscire a fare anche questa cosa, che non vedo l'ora di intraprendere questa nuova strada anche nella parte dei commenti. Iniziamo con la nostra bellissima diretta. Ma dove siamo? Siamo a Rotorua, Nuova Zelanda, paese fantastico, bellissimo. È già il mio quinto anno che sono andato a Rotorua. È uno dei percorsi che mi è piaciuto sempre di più di tutti, perché quando parti non devi mai pedalare, non frenare. È proprio costruito alla perfezione questo percorso di slope. Purtroppo non ho da farvi vedere un mio course preview per farvi capire com'erano i salti, perché non ho potuto girare proprio causa coronavirus. Vi ricordo che c'è il link sempre sotto in descrizione. Partiamo subito dallo spiegare come funzionano queste gare, questo Crankworx, perché so che molti di voi sono già addetti ai lavori, ma tantissimi sono nuovi iscritti al canale. Siccome settimana scorsa abbiamo fatto circa 5.000 nuovi iscritti. Wow! Queste competizioni sono le competizioni di maggiore importanza nel mondo del nostro sport, dello slopestyle. In particolare, Crankworx è la parte più importante del campionato, dove hai la possibilità di acquisire più punti rispetto alle altre gare perché hanno una valenza maggiore. Sono tre eventi: Rotorua, Innsbruck, Whistler. Il formato della competizione è che tutti i rider hanno due run, ovviamente la run migliore conta. Ci sono quattro giudici più un head judge, quindi un capo giudice. Qui potete vedere tutti i punti che ogni rider guadagna a seconda della posizione che arriva. In più, ogni volta, ogni Crankworx mette in palio un premio per il primo di $25.000, poi anche tutti gli altri rider sono pagati, ma il primo si becca $25.000. E in più, appunto, se vinci tutte e tre i Crankworx, vinci il Triple Crown, questo premio che si chiama Triple Crown, che sono ulteriori $25.000. Quindi capite che la posta in gioco è bella, bella alta, ed è per quello anche che tra
punti la perdita o comunque la mia possibile vincita che c'era in questi contest, io mi sono sentito veramente danneggiato dal punto di vista di immagine, tra virgolette carriera, perché comunque capite che perdere questa opportunità per un atleta che cerca di arrivare al massimo livello di uno sport è abbastanza pesante. Per questo comunque io in questo momento sono in contatto e sto cercando di far valere le mie ragioni con gli organizzatori del Crankos. Vi farò poi sapere evoluzioni nei prossimi video di tutta questa vicenda. Ci tenevo a dirvi che non preoccupatevi, perché io comunque durante l'anno sarò presente agli altri due Crankworks, sempre coronavirus permettendo durante l'anno, però perché sono già invitato, siccome l'anno scorso ho concluso il campionato terzo e quindi i primi sei del campionato sono automaticamente invitati a ogni evento Crankworks. Ecco, una cosa che oserei dire abbastanza imbarazzante che è successa durante la diretta è che non hanno veramente parlato di tutto quello che è successo nei nostri confronti di italiani, cioè è stato veramente un comportamento omertoso che non ha fatto capire alla gente e soprattutto dal mio punto di vista irrispettoso, perché io faccio parte del Crankworks da un po' di anni, faccio uno spettacolo per loro, perché è comunque uno spettacolo per loro nei loro confronti da un po' di anni, e questi non mi dedicano neanche una parola, qualcosa per spiegare veramente come sono andate le cose e far capire alla gente o comunque anche ai miei sponsor che guardavano magari la diretta perché non ero lì con gli altri rider. Il presentatore Cameron McCall ha speso veramente due parole, ma sottolineo che non è colpa sua perché lui avrà avuto indicazioni dal Crankworks di non approfondire l'argomento. Comunque sono state spese due parole solo all'inizio della run di Jakob Wenzel in cui Cam ha detto questo. But the pre-qualified rider Torquato Testa from Italy will not be riding in the slopestyle event at Crankworks as the New Zealand authorities have advised that he be in self-isolation. Jakob è stata l'unica persona, l'unico rider che ha detto qualcosa nei miei confronti durante la diretta. For you, Torquato. There we go, that's legit. Quindi ho apprezzato veramente tanto questo gesto da parte sua, mi ha fatto veramente sorridere e mi ha fatto capire che comunque c'è qualcuno che si è ricordato di me. Grazie mille, Jakob. Tra l'altro però, già che stiamo parlando di Jakob, purtroppo nella seconda run è caduto, ha fatto una caduta molto molto simile alla mia dell'anno scorso, perché i trick erano diversi, lui ha fatto un 7.20, io ho fatto un casual l'anno scorso, però entrambi siamo arrivati corti, a entrambi ci si è girato il manubrio, e entrambi ci siamo girati di spalle, diciamo, e siamo andati proprio a pestare per terra con la parte posteriore del casco, io magari in maniera un pochino più violenta, però la caduta è stata veramente molto molto simile. Parlando comunque di cadute, sono andato a estrapolare dalla diretta tutte le varie secche, perché ce ne sono state un bel po' belle pesanti, e siccome so che vi piacciono le cadute, andiamo subito a vederle così vi tengo belli attivi. Secca numero 1, andiamo in ordine di pesantezza della caduta, quindi l'ultima caduta sarà quella più pesante secondo me. Prima caduta da farvi vedere è stata quella di Alex Alanco, che praticamente in Cork 720 su una hip è un salto leggermente storto, non ha girato e ha lasciato la bici e è tirato lunghissimo prendendo una fiancata spallata, non so come dire, impressionante. Seconda caduta che sembrava meno potente ma comunque non male, oserei dire, è quella di David Godze, che nel salire sul drop ha fatto front flip tuck no end, ma è stato sbalzato poi in avanti perché è atterrato col peso un po' indietro, quindi è stato proprio catapultato poi in avanti, e vi assicuro che cadere su quel legno lì in quel modo non è piacevole, perché vedete che ci sono un sacco di c'è un sacco di spazio tra un'asse e l'altra e si vedono dentro lì le mani. Non so se tornate a casa con tutte le dita, La secca secondo me che è stata la peggiore di tutte di questo Crankworx, che è quella di Thomas Genon, sempre sull'ultimo salto, che anche lui è atterrato col peso indietro da questo casual cancan, bellissimo tra l'altro, però è atterrato col peso indietro ed è proprio invece lui stato sbalzato OTB, si dice, over the bar, quindi oltre il manubrio, e ha preso questa spallata per terra impressionante. Non so se si è fatto male o meno, ho visto che si teneva la spalla e lui diceva che nella diretta sembrava che si fosse fatto male, però poi vedendo le storie su Instagram forse dovrebbe essere non troppo brutta la situazione, speriamo per lui. Ok, ma adesso analizziamo insieme le tre run vincenti.
Partiamo subito da Eric Fedko, che è arrivato terzo classificato. Allora, partito veramente, veramente strong con un 3-6 bar to tail whip dallo step down. Non so se vi rendete conto della difficoltà di questo trick da uno step down. Poi ha fatto un backflip tuck no hand su questo salto, che è veramente strano perché nella diretta sembra quasi dritto, ma in realtà è la rampa inclinata, l'atterraggio è più basso della rampa, quindi è in step down. Appunto, vi dà una spinta che vi fa comunque stortare. Il vostro baricentro viene un po' deviato da questo salto. Tenete conto che stiamo parlando di un salto lungo circa 12 metri più o meno. Poi 3-6 Indian Air tiratissimo su questo step up, sulla hip double tail whip, molto pulito per adesso. 3-6 nolly, oppo bar a scendere dal drop, oppo 3-6 e 3-6 bar su questa struttura a scendere, backflip su questo salto lungo e piatto e backflip bar spinto tail whip sull'ultimo. Run veramente pulita, completa, diciamo che secondo me, eccetto sui tre grossi che ha fatto negli altri salti, conoscendolo avrebbe potuto fare anche di più, però assolutamente gli è andato un punteggio adeguato, cioè 90.25, un punteggio anche molto alto, però ovviamente è arrivato terzo perché gli altri due sono andati ancora meglio. Secondo posto per Nikolaj Rogatkin, che finalmente è tornato sul podio dopo un anno di assenza al podio dei Crankworx. L'anno scorso è stato molto sfigato e caduto quasi sempre. L'ho visto, diciamo, un pochino più conservativo degli altri anni, se devo essere sincero, perché probabilmente col fatto della pressione di non voler cadere anche lui non è andato completamente allo sbaraglio. Allora, partito con un backflip 360, sempre difficilissimo da uno step down, vi assicuro che è una roba fuori dal normale, anche se lo fanno con facilità. Solo backflip su questo salto, lì ha peccato un po'. Twister su quello dopo, perfetto ormai, senza nessun problema. Casual, ecco, forse un pochino di ripetizione qua tra aver fatto subito un twister e poi un casual, perché alla fine è lo stesso tipo di rotazione, ovviamente twister ha un giro in più, casual un giro in meno. Tail whip a salire, 3-6 a scendere. Tra l'altro vorrei farvi notare che tutti i rider da questa struttura, quando scendevano, pedalavano, perché secondo me si andava molto lento. Tenete conto che l'anno prima, al posto di quella struttura lì, c'era un boner log, e quando si atterrava dal boner log, che era un salto molto più grosso di quello che c'era lì adesso, non si frenava e non si pedalava, quindi per poi salire sul salto dopo ci voleva velocità. Fatto suicide, 3-6 X up a scendere, tuck no hander, stranamente non ha fatto front flip tuck, di solito fa sempre front flip tuck, e front flip tail whip sull'ultimo strike, difficilissimo. La sua run ha preso 93 punti, secondo me adeguato per quello che ha fatto, comparato alla run di Fedko è stato giusto come il punteggio, siccome è vero Fedko forse è stato più completo nel complessivo, però Nikolaj ha fatto quei due o tre trick che gli hanno permesso di stare davanti a Fedko, proprio perché sono trick un po' più rischiosi, ci stava questa decisione. Ok ragazzi, ma adesso preparatevi, perché la run di adesso è una delle run più tecniche, più difficili che si sono mai viste nella storia dello slopestyle. Run vincente di Emil Johansson. Allora, partito dallo step down facendo un 3-6 tail whip to anchor down, poi su questo shark fin ha fatto 3-6 bar spin to downside tail whip, tu oppo downside tail whip. Io non l'ho visto al vero, ma ripensando come hai fatto il salto dal vero, incredibile, non è immaginabile riuscire a fare questo trick su quel salto, è gigantesco quel salto, veramente difficilissimo tenere i pesi bilanciati, e lui ha fatto uno dei trick più difficili in assoluto e più tecnici in assoluto. Poi ha fatto opposite, quindi dalla parte sua non preferita, triple whip, poi un regular double whip, forse il trick più semplice della sua run, 3-6 footplane a salire e nolly 3 a scendere, oppo 360, opposite bar spin to regular bar spin, 360 anchor down to bar spin dal drop. Tra l'altro, rivedendo il rallentatore, il bar spin ha fatto apposta a rallentarlo. Front flip sul salto lungo, che tra l'altro è un trick non caratteristico di Emil, e sull'ultimo salto ha lasciato tutti di stucco facendo questo 3-6 Wishing Viper, che è praticamente un 360 tail whip to opposite
tailwhip. Primo al mondo a fare questo trick, e tra l'altro penso sia in contest sia non, forse qualcun altro l'ha già fatto. Nuno Pintas, un rider portoghese, l'aveva già fatto forse a casa sua, però farlo in contest al Crankworx all'ultimo salto è impensabile. Cioè era ovvio che sarebbe andato al primo posto, e anzi secondo me visto quello che ha fatto comparato al secondo che era Nicolì, solo 96 è troppo poco. È stato veramente impressionante quanto è stato superiore agli altri Emil. Ovviamente è l'unico che quest'anno poi sarà in gioco per il Triple Crown, e se nulla gli va storto lo vincerà secondo me senza troppi problemi. Ok, giunti alla fine anche di questo video commento delle run di Rotorua. Quindi io cerco sempre di portarvi aspetti che non vi dicono durante le varie run e farvi capire le difficoltà che hanno i vari atleti durante l'esecuzione delle varie run. Fatemi sapere consigli per i prossimi contest, cosa volete vedere, cosa volete che vi spieghi. Vi terrò poi comunque aggiornati su tutto il discorso del Crankworx, quindi cosa mi comunicherà il Crankworx, che provvedimenti prenderà per tutto quello che è successo. Rimanete connessi e ci vediamo a un prossimo video. Bella! I'm a new song.